Rieccoci su Sicilia 24 per una nuova edizione di Spazio Notizia. Apriamo con una ampia pagina di cronaca, cominciando con una maxi operazione antidroga a Ragusa che ha portato a 10 arresti. Tutti i dettagli nel nostro servizio. I carabinieri della compagnia di Ragusa hanno tratto in arresto 10 persone nell'ambito dell'operazione denominata Indomitus, che ha portato alla carcerazione di 7 soggetti, alla restrizione ai domiciliari di altri 3 e alla notifica dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per ulteriori 6 indagati. Nell'ambito della medesima operazione, l'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro di beni per un ammontare complessivo di circa 300.000 euro. L'indagine, iniziata nell'ottobre 2020, ha permesso ai carabinieri, coordinati dalla Procura presso il Tribunale di Ragusa, di ricostruire una fitta e articolata rete di spaccio che vedeva come protagonisti noti pregiudicati ed emergenti spacciatori. All'origine dell'indagine, un giovane ragusano, il quale appena 19enne, aveva stabilito numerosi contatti in Italia e all'estero, importando da Roma, Olanda e Spagna marijuana e hashish per mezzo dei tradizionali corrieri postali, rivendendo poi la merce a giovani pusher ragusani nei cui confronti si poneva come affidabile fornitore. Aveva creato inoltre una community di spacciatori, sfruttando l'anonimato che poteva garantire una famosa app di messaggistica istantanea, attraverso la quale venivano concordati prezzi e quantitativi dello stupefacente da consegnare ai clienti. I carabinieri hanno quindi ricostruito e disarticolato una fitta rete di spacciatori che operava nel complesso di case popolari compreso tra la via Cesare Terranova, Enrico Berlinguer e via Caronia, nel quartiere Selvaggio, sfruttato quale vero e proprio fortino, con tanto di vedette a ogni ora del giorno e della notte. Il giro d'affari complessivamente stimato dagli inquirenti si aggira attorno ai 250.000 euro. Ulteriore riscontro raccolto dai carabinieri di Ragusa è riferito all'indebita percezione del reddito di cittadinanza da parte di 4 dei soggetti arrestati per un ammontare complessivo superiore a 35.000 euro. Inoltre, per bypassare eventuali controlli, alcune tessere del reddito di cittadinanza venivano intestate ai familiari e prestanome, anch'essi denunciati per truffa ai danni dello Stato. Un arresto per droga anche a Motta Sant'Anastasia, dove un trentenne continuava a spacciare nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari. Vediamo il servizio. I carabinieri della squadra Lupi del nucleo investigativo del comando provinciale hanno arrestato in flagranza di reato un trentenne catanese in quanto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli esiti di un'incessante e accurata attività info-investigativa hanno indotto i Lupi a non perdere d'occhio un trentenne, loro vecchia conoscenza, che nonostante la sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari per la commissione di reati contro il patrimonio, avrebbe pensato di riprendere la sua pregressa attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello scorso pomeriggio, pertanto, i carabinieri hanno bussato alla porta della sua abitazione a Motta Sant'Anastasia, laddove il giovane, sorpreso per l'inattesa visita dei militari e per evitare più gravi conseguenze giudiziarie, ha fatto strada nell'appartamento ed è andato verso il bagno, dove ha prelevato da un mobiletto il materiale che i lupi cercavano. All'interno delle due buste consegnate, i militari hanno rinvenuto complessivamente 100 grammi di marijuana amnesia, oltre a un bilancino digitale perfettamente funzionante e ancora intriso di sostanza, nonché materiale vario idoneo per il confezionamento. Il 31enne è stato associato presso il carcere catanese di Piazza Lanza, ove tuttora permane all'esito della convalida da parte dell'autorità giudiziaria. A Biancavilla, invece, i carabinieri della locale stazione, coadiuvati dai colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno denunciato un 27enne del posto, poiché gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante una perquisizione domiciliare, il giovane, pensando di non essere notato, ha furtivamente lasciato cadere un involucro all'interno del lavello della cucina. Immediatamente, però, per sua sfortuna, i militari hanno recuperato quel contenitore, trovandovi all'interno 13 dosi di cocaina già confezionate per la vendita al dettaglio. Nel proseguo della perquisizione, i carabinieri hanno trovato anche uno scatolino contenente un bilancino di precisione, un borsello con materiale per il confezionamento e un coltello a scatto della lunghezza di ben 28 centimetri totali.
I carabinieri di Pantelleria hanno effettuato dei controlli nei cantieri edili e sono state denunciate 7 persone. Vediamo perché. I carabinieri della stazione di Pantelleria e del nucleo ispettorato del lavoro di Trapani hanno svolto un complesso servizio volto alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e al contrasto del lavoro irregolare con la collaborazione dell'INPS di Trapani. In tale contesto sono state effettuate ispezioni presso 4 cantieri edili e 5 ditte operanti nel settore delle costruzioni, a conclusione delle quali sono emersi gravi indizi di colpevolezza a vario titolo nei confronti di 7 persone che sono state deferite alla competente autorità giudiziaria. Si tratta di 5 persone in qualità di legali rappresentanti di altrettante ditte operanti nello specifico settore, un architetto responsabile di un cantiere edile e un privato cittadino proprietario di un immobile in ristrutturazione. In particolare, le presunte violazioni della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro contestate dai carabinieri riguardano la mancata adozione delle necessarie cautele sui luoghi di lavoro, la mancata sottoposizione dei lavoratori alla prescritta visita medica, la mancata redazione del piano operativo di sicurezza con relativa mancata vigilanza sulla sua applicazione e la mancata nomina del coordinatore per la sicurezza. Inoltre è stato rilevato l'impiego di 3 lavoratori in nero, per cui sono stati adottati 2 provvedimenti di sospensione di altrettante attività imprenditoriali che saranno attive fino alla regolarizzazione della posizione dei dipendenti e al pagamento della relativa sanzione. A conclusione delle attività sono stati irrogati complessivamente 15.200 euro di sanzioni e oltre 133.000 euro di ammende. Controlli anche a Campobello di Licata, nell'Agrigentino, dove i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro del comando provinciale di Agrigento hanno scoperto diverse irregolarità in un cantiere edile. È stato trovato anche un lavoratore in nero sui 5 presenti. I militari hanno quindi denunciato alla Procura della Repubblica l'amministratore unico della ditta edile. Si tratta di un favarese 60enne ritenuto responsabile di aver omesso la sorveglianza sanitaria dei lavoratori dipendenti, di formare e informare i lavoratori circa i rischi dell'attività, di installare i servizi igienici e la recinzione di cantiere e di utilizzare un ponteggio a regola d'arte. I carabinieri inoltre hanno sospeso l'attività imprenditoriale per lavoro in nero e gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, elevando ammende per 25.398 euro e sanzioni amministrative per 11.800 euro. E adesso ci spostiamo a Trapani, dove i carabinieri della motovedetta 811 Pignatelli della compagnia di Trapani hanno proceduto al controllo di un peschereccio iscritto nel compartimento marittimo di Mazara del Vallo. I militari hanno notato che i 3 pescatori avevano a bordo alcuni tonni, di cui 2 a prima vista sembravano superare i 100 kg, mentre il terzo era circa la metà del peso. Atteso che a bordo vi era la presenza di presumibili lavoratori non in regola che andavano nell'immediato sbarcati, i carabinieri hanno intimato loro di seguirli al porto di Trapani per le procedure del caso. Dopo l'ormeggio in banchina, i militari hanno verificato che a bordo non vi era più la presenza del tonno, verosimilmente gettato a mare lungo il tragitto per eludere eventuali sanzioni. I 3 pescatori però non avevano messo in conto che l'occultamento di prodotti ittici costituisce ulteriore violazione amministrativa. Pertanto i carabinieri hanno applicato una sanzione di oltre 6.500 euro per la presenza del lavoratore in nero per occultamento di prodotti ittici e mancata registrazione del giornale di pesca. Adesso parliamo ancora di cronaca, ma ci spostiamo virtualmente a Sciacca, dove da venerdì scorso era scomparso, si erano perse le tracce di Amedeo La Rosa, 44 anni, che ieri è stato poi ritrovato senza vita sulla via Can Salamone, nella parte sottostante un viadotto che collega il centro abitato con la contrada Perriera. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d'indagine e al momento non sono escluse varie ipotesi.
Il fratello di Amedeo La Rosa proprio ieri mattina aveva pubblicato un appello su Facebook rivolto a chi eventualmente avesse visto il proprio congiunto affinché fornisse informazioni. Dunque si tratta di un vero giallo, come detto sono in corso le indagini per capire cosa abbia portato alla morte il 44enne Amedeo La Rosa, come detto ritrovato a Sciacca nell'Agrigentino. Parliamo ancora di cronaca e torniamo a Trapani, dove c'è stata una vera e propria spedizione punitiva nei confronti di un 29enne che si trovava agli arresti domiciliari, dunque era a casa, ed è stato raggiunto proprio nella sua abitazione nel quartiere popolare di Cappuccinelli e ferito alle gambe con alcuni colpi di pistola. Il ragazzo, credendo che si trattasse di un controllo di routine da parte delle forze dell'ordine, come detto è attualmente ristretto ai domiciliari, ha aperto la porta senza alcun sospetto, ma immediatamente è stato raggiunto dai proiettili. L'aggressore è poi subito fuggito, mentre i soccorritori, che sono stati chiamati dai carabinieri, hanno dapprima prestato le cure in casa al 29enne e poi lo hanno trasportato all'ospedale Sant'Antonio Abate, dove è attualmente ricoverato, ma non è fortunatamente in pericolo di vita. La vittima ovviamente verrà ascoltata dagli inquirenti, che dunque proveranno a far luce su questa vicenda di, lo ricordiamo, questo 29enne, come detto, che attualmente comunque è ristretto agli arresti domiciliari. Cambiamo adesso argomento, parliamo di una denuncia da parte di Mare Amico, che chiede, o meglio, chiede nuovamente di salvare l'ex caserma abbandonata a Punta Bianca, nell'Agrigentino, ma vediamo tutti i dettagli nel nostro servizio. Da anni Mare Amico segnala il rischio di crollo che può riguardare l'ex caserma della Guardia di Finanza di Punta Bianca, nell'Agrigentino. Ora il demanio, proprietario dell'edificio, avverte che c'è un imminente pericolo e chiede al comune di Agrigento di impedire l'accesso nell'area mediante efficaci sistemi di interdizione per avvertire la collettività del pericolo e di mettere in sicurezza l'ex caserma, afferma una nota dell'associazione ambientalista. A parere nostro, si legge, il comune dovrebbe invece immediatamente acquisire questo importante immobile storico che rappresenta il punto di riferimento dell'istituenda riserva naturale di Punta Bianca. Quindi effettuare i lavori di restauro conservativo dell'ex caserma al fine di adibirla a museo etno-antropologico e centro di educazione ambientale. I costi dell'intervento, conclude la nota di Mare Amico, potranno essere reperiti tra i fondi previsti per gli edifici storici programmati dall'istituzione europea, nazionale e regionale nei programmi di recupero e valorizzazione del territorio. E prima di chiudere torniamo per un attimo sulle dichiarazioni rilasciate dal presidente Musumeci in occasione delle celebrazioni per il 76esimo anniversario dell'autonomia siciliana. Il governatore ha dichiarato: l'autonomia siciliana va ripensata non solo con una coraggiosa revisione dello Stato, operazione per la quale l'ARS è impegnata da circa 20 anni, ma anche attraverso riforme strutturali che pongano al primo posto il rapporto finanziario con lo Stato, infrastrutture strategiche e sostegno alle imprese. Sono impegni che abbiamo in parte mantenuto e realizzato in questi anni, ha dichiarato Nello Musumeci. Possiamo chiudere questa edizione di Spazio Notizia, vi aspettiamo più tardi sempre su Sicilia 24. A dopo.